succedendo sui vostri territori. È successo già da noi a proposito delle Olimpiadi della Neve, dove sono stati distrutti migliaia e migliaia di boschi, ettari e ettari di terreno, dove i cantieri sono stati cantieri di morte, dove hanno tirato fuori amianto e uranio dalle montagne e dove adesso quelle strutture che avevano costruito devono essere demolite perché non è possibile farle vivere perché costano troppo e quindi soldi pubblici impiegati due volte, prima per distruggere la natura e poi per ridistruggere un'altra volta le finanze pubbliche e per creare un deserto laddove c'erano alberi, dove c'era verde e dove c'erano attività economiche. Un altro elemento abbiamo in comune con la vostra storia. Anche allora per le Olimpiadi della Neve sono venuti nelle scuole, sono andati i sindacati per cercare dei lavoratori gratuiti, gli studenti che per un kit di una giacca a vento andavano a fare i balletti delle Olimpiadi, i pensionati che andavano a fare quel lavoro che loro non volevano pagare. Era anche un modo per legare e schiavizzare una valle che le Olimpiadi non le voleva. Non le voleva come non vogliamo il TAV, come continuiamo a lottare, anche se il minuscolo cantiere del maxi sondaggio è già in costruzione. Un cantiere che in realtà non va avanti, ma che ha già distrutto migliaia e migliaia di boschi nuovamente. 8.000 alberi sono caduti. Ed è quello che noi vediamo anche sul vostro territorio. E mi chiedo come si possa parlare dell'agricoltura di domani, l'agricoltura sostenibile, creando una struttura che l'agricoltura la sta distruggendo, che ha desertificato i territori, che ha creato cemento e costruzioni inutili, là dove c'erano prati, dove c'erano boschi e dove c'erano attività agricole diverse, attività agricole di un'agricoltura sostenibile. E poi quest'opera, esattamente come da noi, non è finalizzata a se stessa, perché con l'Expo hanno rimesso in funzione altre male opere. Intanto la tangenziale ES Milano, intanto la Pebreni di cui avete parlato, e anche la Pedemontana, perché chi queste grandi male opere costruisce le vuole costruire per dei precisi interessi, che sono gli interessi di quel grande partito trasversale degli affari che distrugge la Valle di Susa, che distrugge la Sicilia, che distrugge le ferrovie, perché le ferrovie pubbliche, quelle utili a tutti, non ci sono più, e vogliono costruire il TAV al posto di un servizio ferroviario che davvero serviva alla gente. Quello che sta succedendo in queste ore a Genova non è che il risultato di questo loro malo modo di operare, di questo partito trasversale degli affari che guarda le proprie tasche, che vive in un presente eterno e invivibile, che vuole distruggere la vita, la natura, che porta la guerra all'uomo al territorio. È la stessa radice della guerra che gira per il mondo, è la stessa radice della guerra che distrugge la libertà dei popoli. E qui abbiamo anche uno spezzone del corteo con le bandiere del popolo palestinese, perché questo sistema vuole la morte dei diritti, la morte delle persone, vuole costruire schiavi. È lo stesso sistema che ha dato vita a Jobat, è lo stesso sistema che vuole i lavoratori in ginocchio, è lo stesso sistema che vuole l'Europa e il mondo del capitale contro il diritto di tutti a vivere e a vivere bene. È il sistema che accosta i migranti nei mari del pianeta, è il sistema che crea morte e crea desolazione. E contro tutto questo non c'è che una risposta, e la risposta è il conflitto collettivo, l'unione delle lotte. E oggi in questa manifestazione dimostriamo che tutto questo è possibile. L'Expo deve vivere, deve continuare a vivere, anche perché è un'espressione importante delle lotte. Insieme ce la faremo. La loro voglia
distruggere il mondo non vincerà, vincerà invece il nostro senso di responsabilità verso il presente e verso il futuro. Vincerà anche il sogno di un mondo diverso possibile, che sarà possibile solo se lo realizzeremo.